Ciao a tutti! Oggi prepareremo le pizzette di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a fette, provola dolce, salsa di pomodoro, un pizzico di zucchero, olio evo, acqua, sale, pepe, basilico e origano. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa abbiamo messo le melanzane in un colapasta con del sale e le abbiamo fatte riposare per 30 minuti, dopodiché le abbiamo sciacquate, asciugate con carta assorbente e le abbiamo posizionate nel varoma. Adesso mettiamo all'interno del boccale la provola. E la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la salsa di pomodoro, il basilico, pizzico di zucchero, il sale, il pepe e l'olio. E la facciamo cuocere per 6 minuti, 100 gradi, velocità 1. Mettiamo da parte la salsa. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma, chiudiamo il varoma ed azioniamo il bimby per 20 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Adesso farciamo le melanzane con la salsa di pomodoro e il formaggio. Mettiamo un po' di origano e continuare così per tutto il resto delle melanzane. Una volta farcite tutte le melanzane, proseguiamo la cottura. Cuocere per 8 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le pizzette di melanzane sono pronte, andiamo a impiattare. Pizzette di melanzane. Grazie e alla prossima ricetta!